ragazze, benvenute in un nuovo video. Sono qui a tenervi compagnia con i prodotti terminati del mese di giugno. Finalmente un altro mese è passato e sapete che è una delle mie tipologie di video preferite insieme ai preferiti del mese, perché sia modo di provare i prodotti, testarli fino alla fine e poter dire se ci sono piaciuti, se andremo a ricomprarli, e quindi sono qui a parlarvi di quello che ho terminato. Quindi comode e cercherò di fare, come si dice, più in fretta possibile e così di non fare un video veramente lunghissimo. Questo, come sempre, è tutta la mia borsa piena di prodotti, però come vi ho detto cercherò di fare prestissimo. Diciamo che io li prenderò un po' random, quindi vedrete un po' varie tipologie di prodotti. Sono stata anche a Genova questo mese, quindi lì mi sono portata dei campioni e avete visto che, cioè avete visto, saprete che ho modo anche di provare altre cose quando vado fuori. Allora, prima di tutto, sempre questo della linea di Shiseido giapponese. Lege Più, un deodorante, questo un po' fresco, non talcato. Rispetto agli altri che ho avuto, quando mi andavo a vestire, mi sentivo che, cioè, mi dava l'idea che macchiasse un pochettino i vestiti. Quindi, personalmente non lo andrei a ricomprare come l'altro grigio che è al talco e mi piace molto molto di più. Quindi devo dire la verità, mi piace, ma finito non lo andrei a ricomprare. Allora, ho finito vari profumi. Questo che mi ha accompagnato per tutto l'inverno, lo sapete, ve l'ho detto anche nei preferiti, non mi sto a dilungare, è l'Hypnose di Lancôme, nella versione ovviamente del Eau de Parfum, perché l'ho straduro, vanigliato, muschiato, avvolgente, e veramente quando lo indossavo non c'era una persona che non mi dicesse quanto mi stava bene. Quindi ovviamente ne ho già uno per l'inverno prossimo ed è, non so, mi dà l'idea del calore, di qualcosa che ti avvolge, di qualcosa che ti tiene calda, stretta. Mi piace moltissimo. Quindi devo dire la verità, ecco, è un profumo che non manca mai. Questo l'ho usato tantissimo, veramente stradorato, lo consiglio alle mie scuole, lo utilizzo tantissimo, lo consiglio tantissimo, ed è lo spray della linea di Sensai, che è una bruma a base di acido ialuronico. E contiene acido ialuronico micronizzato, macronizzato. Micro perché ovviamente va in profondità, macro perché resta in superficie, idrata istantaneamente, si può utilizzare al mare, si può utilizzare in montagna, in borsa, sul trucco, tutte le volte che si ha veramente la necessità di utilizzarlo, ed è uno spray che si può usare anche sul trucco, fissa la tenuta del trucco stesso o comunque durante la giornata. Il flacone è ergonomico, non si spande col calore, quindi io lo porto sempre con me. Mi piace veramente moltissimo. Questo è una mini size sempre di Sensai Body Contour Concentrate, è la linea per il corpo. Devo dire la verità, mi sta finendo anche la grande, e rispetto mi piace, è un prodotto che dovrebbe snellire e levigare. Levigare ci sta tutto, snellire, vabbè, quello è ovviamente nel tempo, dona sicuramente una compattezza, però ecco, sono onesta, lo vendiamo, lo vendo, lo consiglio, però non è un pezzo forte della linea di Sensai, come possono essere i prodotti corpo che sono stratosferici, perché per il suo prezzo, onestamente, io vado a comprarmi un'altra cosa, vado a consigliare un altro, perché per me non è proprio il top questo prodotto. Quindi devo dire che lo faccio provare, si compra, piace moltissimo, però ecco, non è uno dei miei preferiti in assoluto. Quindi devo dire che è terminato, anche il flacone grande, non so se andrò a riprenderlo. Costume National Scent, sapete che anche è un altro dei miei profumi preferiti, adesso non lo sto utilizzando e l'ho utilizzato fino in piena primavera, e infatti non spruzza più, contiene del pepe nero, dell'ambra, del patchouli. Nasceva come fragranza maschile, poi è diventata un simbolo anche delle fragranze da donna, e mi piace perché è un profumo di carattere, quindi si sente quando lo si mette, lascia una leggera scia, e non è invadente, però quando qualcuno vi è accanto lo percepisce, quindi mi piace davvero moltissimo. E adesso estate, sicuramente lo riprenderò verso settembre-ottobre. Lactacid,
Questo l'ho terminato, piace moltissimo anche a mio marito. E protezione e delicatezza, comunque un classico. So che ci sono anche in altre fragranze, mi sembra, quindi le proverò perché sono curiosa di sapere come sono. Questo è il printemps di Gucci, sempre nella versione dell'Eau de Parfum. È una fragranza particolare, perché diciamo particolare rispetto alle mie fragranze, perché innanzitutto ha delle note comunque di fiori, di neroli bianchi, e allo stesso tempo è un po' un po' cipriato, quindi non è di quelli muschiati avvolgenti, però sprigiona una freschezza assoluta. Poi questo profumo è nato per la donna di classe, perché Gucci voleva esaltare, 2 anni fa quando è uscito, voleva esaltare la bellezza femminile, quindi non poteva che non essere un profumo che poteva piacermi. I profumi di Gucci, devo dire, in particolar modo mi piacciono veramente tantissimo. Ho terminato il deodorante di Infasil Freschezza Naturale. Devo dire che questo onestamente non lo ricomprerò più perché non mi è proprio piaciuto. A parte che per quanto io possa tamponare, dopo sporca comunque i vestiti, non mi lascia questa freschezza come detto. Onestamente non mi è piaciuto, quindi non lo andrò a ricomprare. Bocciatissimo. E questo, vi voglio mostrare questo cotton fioc, direte voi un cotton fioc, sì, in bustina, ed è di Muji. Mi è stato regalato sempre quando Elena mi ha fatto un regalo, sia sulle, diciamo, i dei make-up che i cotton fioc, che li ho trovati molto molto validi, non li conoscevo. Mi piace perché questa piccola testina, ovviamente ho per il ritocco dello smalto, vabbè, non è molto carino dire per le orecchie, ma comunque devo dire che sono, non si sfarinano, ecco, non si aprono come alcuni cotton fioc che perdono i pelucchi, che mi dà veramente un fastidio atroce, e mi sono piaciuti molto. Allora, andiamo un po' in questa bustina. Ecco, sì, questo della linea, perché ne ho usati vari, poi ovviamente gli altri li ho buttati. Della linea di Sisley, Cellulite Pro. Allora, questo mi è piaciuto un ni, vale a dire. Ha una consistenza un po' doppia, quindi compatta veramente bene la zona, perché si parla di un prodotto anticellulite snellente. Ciò che non mi piace particolarmente, io lo usavo prettamente la sera, è che essendo un po' gommoso, quindi un po' più doppio, andava massaggiato un po' più di tempo. Questa è stata l'unica cosa per cui, ecco, non lo andavo a prediligere, perché finché siamo in un periodo un po' più freddo, può anche andar bene, ma nel momento in cui inizia a fare caldo, io la questione di un po' di massaggiare, sinceramente, non ne ho tanta voglia. Sicuramente per una pelle secca può andar bene, però onestamente, ecco, mi piace, ma ecco, un po' come il discorso di Sensai, io non lo andrò a ricomprare. E finite queste bustine, mi sembra che forse le ho finite. Sinceramente, contenta di averlo provato, ma non è stato un prodotto per me eccezionale. E ho terminato questo che aveva ancora un residuo, non spruzza proprio più, che è il Sun Reflex di DualSense di Goldwell, che è un'azienda che vendono proprio dai parrucchieri. La fragranza è di pesche albicocca, ragazzi, eccezionale, protettivo per i capelli, e mi è stato regalato e sono stata contenta di averlo utilizzato, perché utilizzo anche degli altri prodotti per i capelli e trovo che sia, nonostante di un'altra distribuzione come linea per capelli, mi trovo veramente molto molto bene. Poi lascia questa fragranza di pesche albicocca meravigliosa, e pur essendo una soluzione acqua e non è un'acqua bifase, non va a rendere il capello untuoso, che alcuni dopo un po' sembrano untuosi e c'è bisogno per forza di lavarli più che solo sciacquarli. Questo invece vado solamente a sciacquarli, che poi mi faccio sempre anche lo shampoo, ma comunque. Questi dischetti dell'Estée Lauder mi sono piaciuti moltissimo. Da un lato, eccoli qua, da un lato semplici, dall'altro lato zigrinati, in puro cotone, soffici e resistenti con il bordino. Devo dire, veramente morbidissimi. Io andavo a struccare gli occhi oppure il viso con l'acqua micellare, e mi sono piaciuti moltissimo. Da noi Estée Lauder non c'è, quindi. Questo della linea di Jean Pubert si chiama Iso White Crème Moussante, forse ve ne avevo già parlato. Devo dire la verità, questo prodotto è una mousse, è una linea che nasce per schiarire le macchie e per dare luminosità. Questa mousse ho usata con le mani, ho usata col Clarisonic, ho usata con la brosse di Clinique, schiuma non ne faceva proprio,
già non mi era piaciuto all'epoca, adesso non mi è proprio piaciuto. Quindi questo effetto di poi di schiarire, vabbè, sarà dato da un campione, quindi è poco, ci vorrebbe il prodotto grande, ma già usato il campione io non lo andrei a comprare, quindi non mi è piaciuto proprio. Rispetto ad altri che di Jean Pubert mi piacciono molto, questo assolutamente no. Va bene, questo della linea di, vabbè, di detergenti per le lenti a contatto. Ho terminato anche questi della Neutro Roberts, i cotoncini con camomilla. Cotton fioca con camomilla anche delicati per i bambini e devo dire che questi un poco si, diciamo, si sfarinavano. Il termine non è proprio consono, ma si aprivano e non è che mi sono piaciuti moltissimo. Anche questo il Renew che avevo preso quando ero fuori e la soluzione per le lenti a contatto. E ho terminato questo della linea Marvis Whitening Menta anche quando sono stata fuori e devo dire la verità che sono sincera, dico la vera verità, per me il migliore resta Marvis Verde. Cioè, adesso sto usando quello della liquirizia che per fortuna di Dio mi sta finendo, che mio marito ha detto basta, toglilo questo dentifricio, non serve veramente a niente e quindi non vedo l'ora che finisca e proverò poi quello alla cannella, però questo lo avevo in taglia piccola, devo dire niente male, anche se il verde comunque batte tutti quanti. Ah, poi questo va bene, avevo già parlato, ma ve lo volevo mostrare, comunque il Lift Mincer lo sapete, lo conoscete, ve ne parlo sempre, l'avevo portato sempre quando sono stata fuori e poi ho provato questa Ideal White Mask Crystalline della linea di Carita. Cioè, ragazze, vi voglio dire che innanzitutto sapete quanto per me le maschere e gli scrub, non vi dirò mai di dirlo, vi faccio una testa quadrata, comunque sono importantissimi. Ma questa veramente non è stata bocciata di più, perché una maschera che dovrebbe schiarire, illuminare, innanzitutto pensavo uscisse compatta e invece è liquida. Non aderisce perfettamente bene all'incarnato. Quando la sono andata a togliere, perché ne ho fatte due, quindi neanche una, che uno dice vabbè, una volta può sembrare, invece due volte è giusto. Onestamente, cioè, Carita, per me questa qui è proprio bocciata, non mi è piaciuta proprio, mai l'andrei a ricomprare. Quindi questa funzione che ha, onestamente, non l'ho vista proprio. Qui invece vediamo un po' che cosa ho, perché so sempre quando provo le bustine. Ah sì, queste avevo provato, ve ne avevo anche già parlato forse nel video delle scoperte, di Coms Décor, che è questa azienda di brand giapponese di lusso. Questa è la pulizia e io ho provato Repair Cleansing Cream e Foaming Wash. Forse questo il sapone, la mousse la fa ed esce tipo di gel. Mentre invece questa crema dovrebbe essere una crema un po' a base oleosa. Onestamente non mi sono proprio piaciuti, cioè, ma non hanno veramente niente della doppia. Non è che io volessi fare il paragone con la doppia pulizia di Senza, giammai un'azienda è un tipo, un'altra azienda ne è un altro. Però, cioè, se veramente avessi voluto dire ok, li vado a comprare perché sono validi, assolutamente no. Quindi non mi sono proprio piaciuti, come invece la lotion e l'emulsion della stessa azienda che mi sono piaciuti veramente tanto. Ancora dischetti questi levatrucco, da un lato annido d'ape e da un lato liscio, questi li compro quando vado da oddio, mi dimentico sempre il supermercato eppure ci vado sempre quando vado a fare la spesa. Va bene, mi verrà, sempre in questo punto mi dimentico. Ancora dischetti della linea di Wycon. Devo dire che questi non mi sono dispiaciuti, però il problema è che sono veramente troppo piccoli. Cioè, Wycon dovresti farli un poco più grandi perché 100% cotone, ma troppo piccoli. Cioè, uno a stento strucca le labbra, a mio avviso, quindi. Onestamente, da viaggio possono essere comodi, ma comunque struccano relativamente poco perché è talmente piccolo. Vabbè. E ancora, ah, questa mi è piaciuta tantissimo. Le Ceramide Lift and Firming Day della linea di Arden. Io non ho questo brand, mi è stato regalato questo campione con la protezione 30. Il primo giorno, forse i primi 2 giorni che sono andata ad applicarlo, mi sembrava un po' ricca. Invece poi piacevolmente mi ha stupito. È una crema che si assorbe perfettamente. In genere quando le creme hanno il fattore di protezione più alto, quindi l'SPF più alto, tendono a essere più doppie perché il fattore deve essere incapsulato all'interno ovviamente
della crema, e quindi per mantenerlo, avere dei conservanti e quindi farla durare più a lungo, c'è bisogno di una consistenza maggiore. Più è fluido, meno il fattore protezione è più basso. Quindi quando l'ho applicato ho detto, Madonna mia, troppo ricca, io che amo i fluidi la mattina non la tollero. E invece poi è stata una piacevolissima scoperta, mi è piaciuta veramente molto. Quindi sia rassodante per il tono, di luminosità, allo stesso tempo idratante, e è stata una piacevole scoperta. Questa è la candela che ho terminato un po' di tempo fa della linea di Yankee Candle. Prettamente mi dà l'idea che siamo ancora a Natale, cioè nel periodo caldo, e la Sugared Apple. Ora io non so, mamma mia, cioè ragazzi, una bontà incredibile, cioè non so, proprio calda, avvolgente, bella, bellissima. Non so neanche però se si faccia più, quindi mi dà l'idea di qualcosa che cuoce sul legno. Non so, mi è piaciuta in fondo veramente tanto. Quindi me la sono segnata, se mai la dovessi trovare la ricomprerò, anche se ne ho delle altre. Anche questo ve lo volevo far vedere perché quando ho postato la foto su Instagram e Facebook, in tantissime di voi mi avete detto che questa la conoscete, che è la confettura di pesca e di pesche e amaretti, e questa qui che oddio, non ricordo l'azienda. L'ho presa comunque quando sono stata a Roma, comunque eccola qui, io ne compro scorte, e mi è piaciuta veramente tanto perché la particolarità sono non tanto le pesche, ma quanto, adesso forse con lo zucchero si è un po' attaccata, va bene, non l'apro, ma gli amaretti, cioè io adoro le pesche, tutto ciò che è marmellata di tutti i tipi lo sapete, impazzisco, ma gli amaretti, io non l'avevo mai provato, quindi è stata proprio numero uno, number one, e quando potrò l'andrò a ricomprare perché mi piace da morire. E per concludere ancora, vabbè, questo era un residuo perché a giugno sono stata già a mare, come sapete, ed era un residuo del doposole di Senzai che io stradoro prettamente per il corpo, si assorbe subito, estratto di pesche albicocca, fibrolina della seta, prodotto antietà, quindi lascia la pelle di una luminosità incredibile ed è un piacere quando lo si applica, quindi dopo vi potete vestire immediatamente senza avere problemi, che adesso con questo caldo trovo che sia veramente importantissimo. E per concludere, perché poi la borsa è finita e non c'è più niente dentro, sempre delle bustine, vediamo un po' cosa esce. Ah sì, questo che mi piace moltissimo, che è il Cryo Gel Anticellulite della linea di Collistar. Io la vendo benissimo, è un brand per il corpo secondo me che fa veramente degli ottimi prodotti, quindi lascia la pelle effetto freddo, è un gel che si assorbe subito, forse in alcuni momenti può attaccare un po', cioè tra virgolette seccoso, però devo dire che io l'ho usato anche fondamentalmente la mattina, e se andate a metterlo nel frigo vi dà l'effetto ancora più strong, ancora più freddo, quindi mi è piaciuto moltissimo, lo consiglio, do sempre tanti campioni anche al negozio, e perché è un brand che pur costando non tantissimo però merita tutto. Questi sono stati i miei prodotti terminati del mese di giugno, fatemi sapere come sempre con un commento qui sotto quali sono stati i vostri, quali come sempre mi andate a consigliare, spero di avervi tenuto compagnia, se il video vi è piaciuto non dimenticate di spolliciare e soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché così non perderete i prossimi video, e di seguirmi se vi va su Facebook, Twitter e Instagram. Io vi ringrazio per aver guardato il video e se vi va ci vediamo prossimamente con uno nuovo. Ciao!